questo campanile. Ma una volta vi racconto un aneddoto per diciamo così, un aneddoto caratteristico. Una volta capitò che nel corso della Rivoluzione francese dei giacobini, parlando ideologicamente del concetto di uguaglianza, dissero che questo campanile così alto era un pugno nell'occhio nella storia della città e quindi bisognava demolirlo perché era troppo alto. Per fortuna un fabbro fece una proposta adeguata. Dice: visto che il simbolo della rivoluzione è il cappello frigio, perché non mettiamo anche un cappello frigio in cima al campanile? Ecco, e allora così il problema venne risolto. Per parecchio tempo il fabbro stesso costruì un cappello frigio di grandi dimensioni e il campanile fu abbellito, diciamo così, dal cappello frigio che rimase lì per un po' di tempo. Vi faccio vedere che cos'è un cappello frigio. Eccolo, lo usavano, la Frigia era una regione dell'Asia Minore, ossia della attuale penisola anatolica, e questo cappello era usato in questa regione e a Roma veniva utilizzato dai liberti, quindi era simbolo di libertà e in questo senso lo usavano i giacobini. Ecco, andiamo sulle altre foto. Ecco, il cappello frigio era di colore rosso, aveva una coccarda tricolore, era simbolo della Rivoluzione francese. Anche qui questo quadro di Delacroix indica Marianna, la donna che è simbolo di libertà, che guida il popolo alla rivolta. Marianna indossa il cappello frigio. Voi sapete che Marianna è un simbolo della Francia. Ogni anno c'è una donna francese che viene proclamata Marianna. Per esempio Brigitte Bardot è stata. Abbiamo visto.